È stata una risposta al di là delle più rosee aspettative, quella degli aretini alla domanda di aiuti a favore delle zone colpite dal sisma dello scorso 24 agosto. La solidarietà alla popolazione aretina e alle altre piegate dal terremoto si è manifestata in molte forme, dalla raccolta di beni di prima necessità all'invio di denaro. La Croce Rossa di Arezzo si è fatta carico sin dai primi momenti di raccogliere vestiario ed alimenti ed adesso che l'urgenza è rientrata si prepara ad inviare un ultimo, almeno per il momento, carico verso le zone terremotate. Arezzo ha risposto in maniera meravigliosa. È stato raccolto tantissimo materiale, così come è stato richiesto, e direi c'è un surplus rispetto a quello che era l'attesa. E quindi noi abbiamo, oltre che collaborare ovviamente con l'amministrazione comunale che si è resa promotrice per l'invio a un campo in provincia di Ascoli Piceno, e noi abbiamo questo materiale che stamattina mandiamo invece al nostro centro di raccolta di Roma. E quindi vedete, sono 287 colli che partono fra qualche minuto e poi così cominciamo anche a liberare un po' i magazzini perché sta arrivando altro materiale. Quello che vorrei invece dire, invitare la popolazione, è di pensare a fare donazioni di denaro, perché in questo momento quello di cui c'è bisogno è il denaro per fare degli investimenti su quello che saranno le necessità, le richieste. E noi abbiamo aperto a tal fine un conto corrente con tanto di IBAN e con la causale, sul quale appunto che possono trovare sul nostro sito, che è www.criarezzo, tutto attaccato.it, dove c'è appunto il nostro, è un sito dove noi mettiamo tutte le comunicazioni nostre e c'è la comunicazione anche di questo conto corrente. Quindi invito gli aretini a tenerne conto e, ove abbiano desiderio di farlo, versino su questo conto. Cercheremo di far sì che questo denaro non venga disperso in mille rivoli, ma sia mirato a qualche iniziativa importante finalizzata alla ricostruzione di queste zone disastrate.